Jai, Jai, Jai. No, non sono Jai, sono un Artax. È meglio che ti rimetti giù perché la gamba è ancora debole. Oh, Artax, sei sempre tu. Dov'è Jai? Ma cosa te ne frega? Non ti ha mica ridetto che... Cioè, non ti ha mica perdonato l'altro giorno. Per lei sei ancora un estraneo, non ha detto niente. Cosa ha fatto dopo che sono svenuto? E se n'è andata piangendo, credo, non l'ho vista. Comunque sono arrivati gli umani a prenderti. Ti hanno fasciato la zampa. Non hai nessuna frattura, per fortuna. Non ti è neanche uscito il sangue. È solo che hai colpito proprio sul nervo. E allora faceva male. Ma è ancora molto, molto debole e infiammato. Devi stare fermo. Che stress. Capisci? Io non ce la faccio a stare fermo. Ti conviene stare fermo. Adesso i tuoi amici ce l'hai. Hai di nuovo me, Ulisse e Country. Tanto lo so che vuoi anche riprenderti Jai. E sono sicura che lei non vede l'ora di incontrarti. Però capisci che, ecco, ora devi stare a riposo. Ci penserai poi. Farà meglio che ti riaddormenti. Secondo me non è vero che per lei sono ancora un estraneo. I suoi occhi mi hanno parlato l'altro giorno. L'ho visti bene. Secondo me ha accettato le mie scuse dopo quella scena. Sono stato uno stupido, vero? In un certo senso sì, per l'errore che hai fatto di lasciarci tutti sì, sei stato uno stupido. Anche per averti spaccato la gamba sì, sei stato uno stupido. Però per il gesto che hai voluto fare per noi no, non sei stato uno stupido. Sei stato un grande, semmai. Come potevamo lasciarti di nuovo lì alla deriva dopo quello che hai fatto per noi? Hai rischiato la vita per noi, lo sai? Perché gli umani se non ti potevano più cavalcare ti avrebbero potuto sopprimere. Cioè tu hai rischiato la vita veramente. È quello che volevo fare. Solo ora mi sono accorto dell'errore, perché le cose le cominci a capire quando le cominci a perdere. E io solo ora ho capito l'importanza di voi, miei amici, anche di Jai, ho capito la sua importanza. Solo ora, e voglio rimediare a questo caspita di errore. Quindi dammi una mano. Quando torno al paddock? Quando torniamo al paddock tutti insieme? E forse domani, se gli umani vogliono. Ce la fai a stare in piedi, perché allora dovresti farti vedere dagli umani già pronto per camminare. Io, anche se mi farà male, voglio camminare, se questo vuol dire andare al paddock. Ok, ma mi dici che cosa ci vuoi fare al paddock? Di a Country di organizzare già in aria. Le voglio parlare quando saremo al paddock insieme. Ok, forse oggi vado al paddock, se la vedo glielo dico. Tu riposati se vuoi venire anche tu prima o poi. Ok, va bene, grazie Artax, sei un vero amico. Lo sei più tu, lo hai dimostrato a tutti. E ora dormi. Ho reso onore al Tyr. Ho seguito il suo insegnamento. Se vuoi qualcosa vai e inseguila. Io avevo infranto quello del legame con gli umani, che è inferiore a quello con i cavalli. L'ho subito infranto. E ora mi sono rifatto. Se vuoi qualcosa vai e inseguila. L'ho seguito già prima con voi. Ma adesso lo devo fare con Jai. Quindi dammi una mano, per favore. Lo devi a mio padre, anche se non so se era mio padre, ma per me lo è. Quindi lo devi a mio padre. Ok, vedrò cosa posso fare. Vuoi dormire? Va bene, a dopo. Ed eccomi lì, dopo qualche giorno, con la mia zampa ancora fasciata. Ero lì immobile come una statua tremante, lì che riuscivo a malapena a camminare. Ma quel che bastava era riuscire a parlare. E allora ero a posto. E anche se mi faceva male non me ne importava. Ero lì per realizzare il mio sogno, che non era più quello di saltare gli ostacoli, ma era diventato quello di parlare con Jai in aria, cercare di convincerlo. Era quello il mio nuovo sogno. Ed ora, incredulo, eccomi lì che stavo per parlarle. Ero teso, ero veramente teso, ma sapevo che ero io che dovevo fare il primo passo. Ero io che dovevo superare me stesso, era quello che volevo fare. Anche se, ragazzi, non ho mai avuto paura più di quel momento. Oh, Aviat, eccoti. Vedo che l'arancione ti dona, eh? Spiritoso, Ulisse. Dov'è Jai? È laggiù con Country. Ora l'avviso, così poi vi lascia soli. Ok, grazie ragazzi, mi state dando una mano. Beh, direi che te la sei meritata, no? Dopo tutto. Country, è il momento, mi raccomando, non avere paura. Tanto penso che sarà lui a parlare. Non ti emozionare che se non riesci a parlare, eh? Oh, Country, è il momento che aspettavo dalla mia vita. Quel giorno alla gara ho dovuto farlo io al primo passo, ma penso che anche lui ci sarebbe arrivato quel giorno al maneggio, all'allenamento del giorno prima della gara. E adesso, oh, Country. Stai tranquilla, Jai.
l'idea che andrà tutto bene, andrà tutto come deve andare, ok? È stata una stupidaggine di Abiat, lui si scuserà come ha già fatto con noi e vedrai, ma a me basta già così che si sia spaccato una gamba, allora glielo devi solo far capire. Comunque ormai lui il discorso se l'è preparato, no? E faglielo dire. Mi fai sempre di buon umore, Country, grazie, ma di niente. Vai, Abiat, via libera, è tutta tua e noi saremo qua a guardare. Oh, aspettavo questo momento da tutta la notte.